non credo che possa finire. Io sono convinto che quella di Mino Daniele non sia una scomparsa, è un momentaneo distacco, cioè noi perdiamo e siamo vicini ai familiari, alla persona fisica, ma siamo fortemente consapevoli del fatto che il suono e lo spirito che c'è nella musica di Mino Daniele non lascerà mai questa città. Fa parte della nostra identità personale. Io credo che nessuno abbia una sola canzone preferita di Mino Daniele, ce ne siano sempre 5 o 6, perché sono quelle canzoni che scandiscono i momenti principali della nostra esistenza. Ma io direi che Napoli mi stringe il cuore ogni volta che la sento, perché io sono innamorato di questa città con tutti i suoi danni e con tutte le sue negatività. Penso che quei danni e quelle negatività facciano parte dell'identità di questa città. Mino Daniele, come tutti i geni, lo ha capito per primo. C'è un ricordo particolare che ti lega a Pino, una stretta di mano. Io l'ho incontrato quest'estate nell'ambito di una trasmissione, lui stava poco bene già, aveva dei problemi di vista molto forti, però lui a me ha detto: è un onore conoscerti. Io gli ho detto: non mi laverò mai più questa mano. Rimpiango lui oltre che da amico, perché insomma eravamo amici, ma anche come utente proprio. Io non sento più da anni, non vedo più da anni delle cose che sentivo e vedevo fino a qualche anno fa, per cui il nostro rimpianto è quello di perdere veramente un ultimo dei baluardi che rappresentavano uno spessore artistico, culturale, che purtroppo non c'è più, quindi è una perdita enorme.